Thank you.
Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, ci sentite bene? Io Buongiorno, sì. vi sentiamo bene. Bene, Oh, ottimo. Ok, va bene. E ci date voi il via? Sì, sono le 10:30, quindi di fatto possiamo partire puntuali. Io in questo momento rimuovo il video in evidenza e potete partire. Ok, grazie. Buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti a questo panel dedicato alla comunicazione digitale nel rapporto con i cittadini. Io sono Giulia Raffanelli, una giornalista. Qui con me ci sono Francesco Di Costanzo, presidente di Pasocia, la prima associazione italiana che si occupa di comunicazione e informazione digitale, e collegato abbiamo Roberto Zariello, giornalista e coordinatore di Digital Lab, che è uno dei temi, delle case study di cui ci occuperemo questa mattina in questo spazio a noi dedicato. Buongiorno Roberto. Buongiorno a tutti, ciao Giulia. Allora, siccome il tempo, l'argomento è vasto, il tempo è abbastanza ristretto, io entrerei subito nel merito della nostra chiacchierata. Comunicazione, informazione digitale e rapporto con i cittadini. Ne parleremo appunto partendo dall'esperienza di Digital Lab, che è un percorso formativo e divulgativo. Essendo Roberto il coordinatore, io chiederei di spiegarci in poche parole che cos'è Digital Lab, all'interno, che nasce all'interno di un percorso più ampio portato avanti appunto da Passocial, ma soprattutto di spiegarci da cosa nasce l'esigenza e perché di un laboratorio digitale, Digital Lab è questo, per la comunicazione con i cittadini. Sì, grazie Giulia, grazie per la domanda. Saluto l'amico Francesco Di Costanzo, saluto anche tutti quelli collegati in questo momento. E ringrazio sicuramente tutti gli organizzatori perché l'occasione è gradita per parlare ancora una volta di quanto stiamo provando a fare ormai da un po' di tempo con il Digital Lab. Il Digital Lab nasce dalla sinergia di Pia Social con l'Università Telematica Pegaso. L'obiettivo è appunto, sin dall'inizio, questa esperienza è iniziata in presenza in un evento a binario F di Facebook, è continuata poi online durante il lockdown con vari partner, ma di questo parleremo dopo. L'obiettivo è appunto provare a declinare temi come il brand journalism e lo storytelling nell'ambito della comunicazione pubblica, e provare a raccontare esperienze virtuose, così come abbiamo fatto sin dall'inizio in presenza, che siano diciamo anche esperienze che possano poi porre l'accento su quanto parlare di brand journalism e storytelling sia importante anche nel pubblico. I temi che abbiamo scelto dall'inizio sono i temi che abbiamo poi approfondito anche nei vari webinar e su cui abbiamo posto l'attenzione con questa iniziativa che poi nel tempo è diventata anche un'iniziativa seguita da un ampio pubblico sia online sia diciamo nell'unico evento in presenza che c'è stato sino ad oggi e siamo convinti che torneremo a vederci anche dal vivo. Abbiamo avuto sin dall'inizio dei partner importanti come dicevo prima di Pegaso ma anche Facebook che ha dato fiducia a questo percorso e che ha provato a starci accanto, continua a starci accanto nelle varie iniziative. Siamo convinti che parlare di brand journalism e di comunicazione pubblica sia tutt'altro che un ossimoro, ma sia un'esigenza, perché oggi, anche le varie amministrazioni pubbliche, i vari enti pubblici, i ministeri devono essere considerati dei brand pubblici e come tali, secondo noi, vanno gestiti anche dal punto di vista della comunicazione. Non ci dimentichiamo che ogni ministero, ogni ente pubblico è pur sempre una media company, seppur ovviamente di taglio pubblico istituzionale, e ha un pubblico di riferimento, se così possiamo definirlo, che sono i cittadini. Ma è chiaro che anche comunicare servizi di pubblica utilità richiede un'attenzione particolare verso quelle che sono le strategie di comunicazione migliori.
Sappiamo che oggi parlare di comunicazione significa parlare di cross-medialità e quindi di utilizzo di piattaforme e di strumenti diversi, ma è importante chiaramente conoscere il linguaggio di queste piattaforme, il linguaggio di questi strumenti. In questo senso il ruolo dei professionisti è centrale. Per questo il Digital Lab pensiamo possa contribuire, ecco, a porre l'accento e l'attenzione soprattutto su tutti questi temi. Dal Digital Lab sono nate tante esperienze, abbiamo pubblicato un ebook sulla comunicazione d'emergenza, abbiamo organizzato varie iniziative, c'è anche un libro che stiamo per pubblicare con il gruppo Pia Social, con l'amico e collega Sergio Talamo, ovviamente c'è anche il contributo del presidente di Costanzo e di tutti i vari i membri di Pia Social che hanno deciso appunto di partecipare a questa opera corale che presenteremo sicuramente nel corso del tempo. Ecco, diciamo, tante iniziative, Giulia, che partono dal bisogno di raccontare un'evoluzione nella comunicazione pubblica che secondo noi tocca anche il brand journalism, tocca anche lo storytelling, e non bisogna avere paura di accostare questi temi a quelli della comunicazione pubblica. E quello stiamo provando a fare in questo percorso. Allora, sul discorso del brand journalism ci torneremo, perché vorrei poi farti una domanda specifica. Vorrei chiedere a Francesco Di Costanzo, Roberto l'ha accennato, ci sono tante esperienze positive, best practice in giro per l'Italia che riguardano la comunicazione e il settore pubblico. Com'è cambiata? La Social da anni porta avanti un racconto di queste esperienze positive con iniziative sul territorio, non solo in Toscana dove è nata, ma in tutta Italia. Ecco, com'è cambiata la comunicazione da parte dell'ente pubblico, degli enti pubblici nei confronti del digitale, l'approccio nei confronti digitali e quindi dei cittadini? Sì, allora intanto saluto anch'io Roberto, saluto e ringrazio l'Internet Governance Forum che ci ospita oggi e che è uno degli eventi più importanti su internet, appunto, e su digitale, quindi noi partecipiamo ogni anno con molto piacere. Ringrazio la Camera di Commercio di Cosenza che organizza, Infocamere e tutto il mondo delle Camere di Commercio che tra l'altro è protagonista proprio anche in PA Social in tante iniziative, sia sul lato imprese con il cassetto digitale dell'imprenditore, ma anche appunto nel rapporto con la pubblica amministrazione, nello sviluppo di una comunicazione più digitale possibile. Come sai, Giulia, noi siamo impegnati da anni nello sviluppo della comunicazione e informazione digitale. In tutta Italia ormai esistono realtà molto interessanti nel settore pubblico che sono anche modello per il privato, quindi realtà veramente molto avanzate che hanno tra l'altro problematiche da risolvere spesso molto grandi, molto importanti. Lo abbiamo visto anche nella pandemia, perché poi il cittadino giustamente si aspetta molto da quello che questi strumenti possono dare nei servizi, nella comunicazione, nell'informazione, e quindi la PA, ma direi il settore pubblico in generale, e questo poi va a toccare anche le imprese e il privato, diciamo i servizi al cittadino di tutti i tipi, devono essere di qualità, all'altezza, rapidi, semplici, in modo che le persone utilizzino il digitale. Questo è un percorso che stiamo facendo più recentemente anche con Fondazione Italia Digitale, in modo che il digitale sia semplice, popolare, faccia parte della nostra quotidianità e non sia solo un qualcosa da esperti. Merito a Roberto, non solo col Digital Lab, ma anche con i libri che lo hanno preceduto, dedicati al brand journalism, e un po' ce lo prendiamo anche noi in generale come PA Social il merito di aver, come dire, dato in un certo senso la possibilità a Roberto di ampliare il raggio d'azione e di coordinare il Digital Lab, perché parlare di brand journalism nel settore pubblico qualche anno fa era un po' come quando noi parlavamo di social nella PA nel 2012-2013, insomma iniziavano a guardarti parecchio male. E quindi questo è, diciamo, un elemento importante oggi,
grazie anche al lavoro di Roberto, si parla di marketing, di utilizzo del digitale, della comunicazione digitale, del brand journalism, appunto per lo sviluppo di servizi, informazioni e comunicazione della PA un po' in tutto il paese. Bene, allora entriamo un po' nel merito. Come diceva appunto Francesco, parlare di brand journalism qualche anno fa sembrava quasi, se ne parlava sottovoce, faceva un po' strano associare la parola giornalismo a quella del brand di un'azienda. Invece è cambiato, la necessità di un brand journalism, di un giornalismo legato all'azienda, nasce da un cambiamento anche dell'azienda nella società, del ruolo delle aziende nella società. Ecco, Roberto, puoi spiegarci di cosa esattamente si parla, perché c'è la necessità di portare dei professionisti, dei giornalisti anche all'interno dell'azienda e della comunicazione aziendale? Sì, Giulia, proviamo a farlo in modo semplice e pratico, così come di solito proviamo a fare sempre con il Digital Lab e in generale con gli eventi organizzati da Pia Social, come sa bene anche Francesco. Il fine del brand journalism è sostanzialmente quello di utilizzare tecniche giornalistiche per raccontare il brand e per migliorare la percezione stessa del brand. Da qui nasce anche il concetto di brand che diventa media company, e che quindi mostra una sensibilità verso il racconto non solo dell'azienda, perché poi il fine del brand journalism, sia in ambito privato che in ambito pubblico, non è quello di guardarsi allo specchio, perché quello non significa raccontarsi, quella, diciamo, è un'autoreferenzialità fine a se stessa, che secondo noi è anche diciamo negativa, controproducente, e che invece rappresenta l'esatto opposto di quello che il brand journalism deve provare a fare, e cioè appunto raccontare l'ecosistema in cui l'azienda si muove e opera, raccontare le storie collegate a quell'azienda, raccontare i protagonisti di quel mondo, raccontare nel caso dei brand pubblici diciamo anche tutto ciò che è di pubblica utilità, far emergere anche tutte le varie opportunità, se si parla di servizi pubblici, e provare ad affrontare anche il tema delle complessità, anche i temi relativi alle emergenze, e cercare di spiegarli. Il racconto, lo storytelling, dobbiamo provare diciamo, ipotizzare e pensare ad un modo diverso di intendere il termine storytelling, perché noi siamo abituati di solito ad associare il termine storytelling a qualcosa che riguardi più la sfera del marketing, e che quindi, diciamo, l'utilizzo di leve che riguardino appunto la scrittura, il racconto, per suscitare delle emozioni. E ovviamente quando parliamo di storytelling parliamo anche di questo, però è anche vero che lo storytelling inteso anche come utilizzo delle tecniche giornalistiche da parte di professionisti dell'informazione e della comunicazione può raccontare i brand, in modo particolare quelli pubblici. E in questo senso investire sui professionisti è fondamentale. A volte si riflette sulla differenza tra brand journalism e content marketing. E ci sono sicuramente delle differenze tra questi due temi, così come ci sono anche dei punti di contatto, nessuno lo nega, però diciamo una differenza sostanziale è che un progetto di brand journalism ha necessità assoluta di una visione giornalistica, e quindi ha bisogno di essere pensato da un team di giornalisti, e le storie vanno raccontate da giornalisti con l'utilizzo di tecniche giornalistiche. Tra le mie cose ho la fortuna di collaborare con Repubblica Affari e Finanza, e bisogna vedere anche quanto i giornali grandi come Repubblica, il Corriere della Sera si stanno avvicinando a queste sinergie con brand importanti. Adesso non li cito perché non vorrei poi diciamo sotto questo punto di vista citare qualcuno e non altri, però è vero anche che i grandi giornali italiani stanno provando a ipotizzare sinergie sul brand journalism con grandi brand, si pensi a chi opera nella telefonia piuttosto che in altri settori, anche per raccontare temi come il digital divide, eccetera. Io credo che questo, perché dico questo? Perché credo che anche il percorso dei media piano piano verrà in qualche modo condizionato dall'avvento del brand journalism, e questo potrebbe significare anche tante opportunità per i giornalisti, per i comunicatori, perché poi questo è un tema
ed è un tema, in questo senso ripasso la palla a Francesco, ed è un tema anche caro all'associazione Pia Social, perché focalizzare l'attenzione sui professionisti dell'informazione e della comunicazione è una delle grandi battaglie di Pia Social, Francesco. Infatti sì, ecco, passo anch'io a parlare la parola a Francesco, e la domanda appunto se fosse proprio questa: il giornalismo, la società, i comunicatori, quale esperienza, quali opportunità possono trarre dal digitale, se sono pronti a prendere il pro del digitale? Sì, diciamo, Roberto sa questo, che insomma via social, ma in generale il mondo di chi si occupa della comunicazione, dell'informazione digitale, da sempre è impegnato per una riforma della legge di settore, quindi della mitica 150 del 2000, che già sapendo che è del 2000 non può essere adeguata ai tempi di oggi. Ma senza entrare troppo, diciamo così, nel tecnico, perché poi questo significa riconoscere professionalità ad oggi inesistenti nell'ordinamento italiano, e sono tante professionalità che rispondono anche a quello che diceva prima Roberto, cioè nel saper fare certe cose sia con tecniche giornalistiche che ovviamente con lo sviluppo del marketing, dello storytelling, appunto del brand journalism e di tante altre cose, perché oggi fare questo mestiere nella PA, anche nel privato, significa tantissime cose, dalla A alla Z, fino ad arrivare a quello che stiamo facendo oggi, cioè avere dirette digitali, saperle gestire, saper fare la regia, saper gestire il dialogo e l'interazione live, no? Cose che fino a qualche tempo fa, e in questo senso fortunatamente nell'anno purtroppo brutto e mezzo di pandemia, si sono accelerati certi utilizzi, certi processi. Quindi noi continuiamo a insistere, perché trovo incredibile appunto anche dopo una pandemia mondiale che ancora non si sia andati a riformare una legge che parla ancora di portavoce, ufficio stampa e URP. L'URP in quel senso lì non esiste più, quindi dobbiamo assolutamente, come dire, dare una svolta digitale alla comunicazione pubblica. Però poi c'è un tema generale anche che riguarda l'ordine dei giornalisti, la professione del giornalista oggi. Cioè, sono tutte tematiche dove forse siamo un po' in ritardo, senza il forse siamo in ritardo, e dobbiamo assolutamente recuperare il tempo perduto. Perché io credo, grazie anche ad esempio al tema del brand journalism, che la figura del giornalista oggi sia ancora più importante che nel passato. Serve tantissimo, però serve molto se si cala nella realtà di oggi. Se invece difende, diciamo così, un modo di lavorare ormai superato, senza aprirsi fortemente a quella che è la realtà di oggi, quindi rivoluzione o è digitale o non c'è. Quindi se si apre a questo, credo che la figura del giornalista, come ha detto anche prima Roberto, sia sempre più centrale nel pubblico ma anche nel privato. Ci può essere anche un rilancio delle competenze del giornalista, e qui arriva appunto, si torna sul tema della formazione su cui Pia Social e Digital Lab puntano tantissimo. Ecco, l'abbiamo accennato, il lockdown, la pandemia, questi due anni tragici, tremendi per il paese, e comunque la comunicazione è stata, diciamo, un'ancora di salvezza, soprattutto anche per l'accesso ai servizi da parte dei cittadini. Ecco, quali esperienze, cosa abbiamo imparato da quest'anno? Cioè, senza scartare, senza ricominciare da capo, quali esperienze, quali insegnamenti possiamo trarre dal cambiamento della comunicazione post lockdown, che ha sicuramente creato uno spartiacque in questo mondo? Ma io, allora, intanto diciamo che fortunatamente in Italia, tra l'altro, il primo evento del Digital Lab si era svolto in presenza proprio a Binario F, come diceva Roberto prima, inizio del 2020, quindi proprio poco prima purtroppo del lockdown. E questo per dire che in Italia la percezione, ma anche la concretezza di tante esperienze in questo settore già esisteva, quindi noi avevamo già un ampio parco, chiamiamolo così, di esperienze positive in questo senso. Con il lockdown
in quel senso lì abbiamo visto anche una risposta digitale da parte delle pubbliche amministrazioni, anche un'ottima risposta digitale, da nord a sud, quindi senza, diciamo, distinzioni territoriali. Ovviamente c'è stato chi era più indietro e ha dovuto recuperare, come chi era già avanzato e quindi ha saputo rispondere subito. Gli errori ci sono stati, e sarebbe stato strano il contrario, visto che comunque è stata un'emergenza inaspettata per tutti, anche dal punto di vista della comunicazione. Però queste che sono state anche risposte emergenziali devono diventare la normalità, e credo che la pandemia su questo abbia accelerato, nel senso che ha dato ancora più consapevolezza a chi già l'aveva raggiunta, ma soprattutto credo sia, cioè, riuscita in un intento non facile, noi ci lavoriamo da anni, di aprire gli occhi anche a chi magari ha meno sensibilità in questo senso o ha paura di questa apertura molto forte nei confronti del cittadino. Quindi oggi il nostro compito, e appunto anche il Digital Lab è utile in questo senso, è sì fare formazione, quindi puntare sulla qualità dell'utilizzo di questi strumenti, ma anche renderli la normalità appunto del lavoro quotidiano, della PA, ma anche del privato, perché solo così anche il cittadino li vivrà come quotidianità. Abbiamo trovato insomma un mondo di pubbliche amministrazioni, ma anche di imprese rispondenti ai bisogni, bisogni creati dal lockdown. Ecco, a livello di formazione, Roberto, su cosa dobbiamo puntare anche nell'ambito giornalistico? Quali sono le competenze da acquisire? Guarda, sicuramente prima abbiamo fatto riferimento a quanto la comunicazione in emergenza, la comunicazione di oggi in generale sia veloce, e soprattutto all'attenzione che bisogna avere contemporaneamente, in tempo reale, come si suol dire, al messaggio, al contenuto che passa sui vari social e sulle varie piattaforme. Quindi, diciamo, questa sensibilità verso la cross-medialità, che non deve essere soltanto nel know-how del giornalista, ma deve essere anche supportata dagli strumenti adeguati, secondo me è un tema centrale per qualsiasi percorso formativo, e sarà sicuramente un tema centrale anche per i prossimi eventi del Digital Lab. Sappiamo tutti che oggi c'è un'attenzione forte anche verso tutto quello che è il mondo dei dati e del cosiddetto data journalism, ed sono temi su cui Pia Social ha già organizzato gli eventi e continuerà a farlo anche il Digital Lab. E sicuramente sappiamo anche che i tempi che viviamo e tutto quello che stiamo vivendo, anche dal punto di vista della comunicazione, anche da comunicatori, richiede degli aggiornamenti continui, e che probabilmente, sotto questo punto di vista, non si può neanche programmare a medio-lungo termine. Bisogna, come si suol dire, stare sul pezzo e cercare di capire, in base alle varie evoluzioni, anche quelli che saranno probabilmente i focus formativi necessari. Mi piace ricordare anche le sinergie che nel frattempo Pia Social, al di là del Digital Lab, partendo anche dalle relazioni, dalle esperienze del Digital Lab, ha avviato anche fuori da questo lab, come ad esempio la sinergia con la LUIS, con il Master Mix diretto dal professor Francesco Giorgino, a parte la sinergia stessa con appunto l'Università Pegaso. Collaboriamo, come Francesco potrà dire più avanti, anche con varie università, e quindi è questo quello che dobbiamo continuare a fare. Stare lì dove la formazione è un tema centrale, quindi non solo tra i futuri comunicatori, tra appunto i ragazzi che studiano all'università o che frequentano o che sono già laureati e decidono di frequentare un master come quello della LUIS, ma stare in generale in tutti i luoghi della cultura, scuole, università, perché secondo me è importante parlare di comunicazione anche lì, e la formazione dei nuovi comunicatori passa anche da questi luoghi. E quindi in generale io, ecco, voglio pensare ad un Digital Lab sempre più vicino ai giovani.
non solo ai professionisti, così come già facciamo, ma anche ai giovani, quindi lavorare molto, continuare a lavorare molto sulla sinergia con le università, gli enti di formazione, perché sono altrettanto importanti i vari enti di formazione sparsi sul territorio, e le varie realtà che ogni giorno provano a, come diciamo l'evento di oggi testimonia, provano ad organizzare momenti di confronto come utilissimi, spero, per chi ci sta ascoltando come questo. Certo, assolutamente, anche perché parlare di comunicazione, comunicazione in modo professionale significa anche aiutare la cittadinanza non solo a orientarsi in una, quella che l'OMS ha definito l'infodemia, cioè un surplus informativo dove informazione e disinformazione vanno sempre più quasi a confondersi, è sempre più difficile trovare la quadra, per questo essere la professionalità è fondamentale. Francesco, ci sono però degli strumenti che dovrebbero a tuo avviso, comunque in base anche al percorso di Via Social, essere messi anche all'attenzione dell'agenda politica nazionale per poter avviare un percorso di crescita anche della professionalità all'interno della comunicazione? Ma io l'ho detto prima, credo che a livello politico, insomma istituzionale, il segnale di una nuova legge, purtroppo molto in ritardo rispetto alle necessità, sarebbe sicuramente fondamentale. Sappiamo benissimo, diciamo, lo ha detto anche Roberto prima, che non basta una legge, perché poi le leggi vanno non solo applicate, ma anche seguite costantemente con formazione, divulgazione, scambio di buone pratiche, ricerca, attenzione e curiosità alle novità che ogni pochissimo, insomma, ci dà il mondo del digitale, quindi sempre, diciamo, io dico sempre uno spirito da startup quotidiana, no? Perché chi fa questo mestiere deve avere la curiosità di capire come alcune tecniche, alcuni strumenti, alcune nuove opportunità ti possano appunto aprire scenari nuovi e dare appunto nuova comunicazione, nuova informazione, nuovi servizi ai cittadini. Tra l'altro, questo lo faremo martedì prossimo, il 16 novembre, all'Assemblea Nazionale di Via Social, ci sarà anche Roberto, non abbiamo ora il tempo di parlarvi del programma, ma trovate tutto ovviamente su piasocial.info e su tutti i canali social di Piasocial. Sarà una bella giornata, finalmente di nuovo, insomma, in presenza, seppur non totalmente, ma comunque con un'importante presenza al Museo Maxi a Roma dalle 9 alle 18, quindi vi aspettiamo tutti, mi raccomando registratevi sempre appunto per garantire la sicurezza e il rispetto di tutte le norme. Do anche altri due appuntamenti rapidi. Venerdì, questo, inizia anche un nuovo format, anche Roberto è nel nostro comitato scientifico della Fondazione Italia Digitale, che si chiama Connessioni ed ha l'obiettivo di diffondere cultura e policy digitali, di dibattere di tanti temi legati al mondo del digitale a 360 gradi. E chiudo con lo Smartphone d'Oro, che è il nostro premio nazionale dedicato appunto alle migliori esperienze di comunicazione e informazione digitale. Il 2 dicembre a Roma la premiazione, ma fino al 22 novembre dico a tutti che potete ancora votare per chi volete tra i 60 candidati di tutta Italia attraverso l'app di PR Social, quindi vi aspettiamo in tutti i sensi. Assolutamente. Guardiamo se abbiamo delle domande prima di salutarci. Allora, ci chiedono, per quanto riguarda la... Sono arrivate due domande da Irene, entrambe le fa Irene, che bene o male possiamo mettere insieme, e io farei a Roberto poi magari anche a Francesco. Un po' abbiamo già risposto, la formazione magari per chi vuole diventare un comunicatore pubblico o un giornalista sui temi digitali, su cosa deve concentrarsi, e per quanto riguarda le competenze, quali sono le competenze da avere per poter diventare un professionista della comunicazione digitale, del brand journalism e delle altre sfumature del giornalismo digitale? Ci siamo soffermati, Giulia, su due temi che sono appunto quello della transmedialità, della crossmedialità, e quello di un aggiornamento continuo delle competenze digitali, e credo che diciamo
sotto questo punto di vista sia giusto investire anche per chi vuole crescere professionalmente, scegliere eventi. Per alcuni, così come proviamo noi umilmente a fare, la formazione è una, tra virgolette, a livello è anche solo un business. Bisogna stare attenti quando si sceglie, ad esempio, un master o un corso di formazione a potersi, fidare dell'ente organizzatore giusto. E quindi, sotto questo punto di vista, essere molto attenti nella scelta. E credo che associazioni come la nostra, ma come tante altre che operano sicuramente in modo proficuo sotto questo ed altri punti di vista, servono appunto anche da bussole per orientarsi nel mare magnum della formazione, perché poi quando parliamo di formazione per i giornalisti e per i comunicatori c'è anche questo aspetto da considerare. Io credo che il futuro del giornalismo sia digitale, così come il futuro della comunicazione, quindi il giornalista o è digitale o non è giornalista, e c'è poco secondo me da discutere sotto questo punto di vista, e quindi imparare come ad esempio con un iPhone, con un iPad o con un Samsung, diciamo con qualsiasi cellulare, come attraverso il mobile si possa fare giornalismo, credo sia importante, perché sotto questo punto di vista il giornalismo è cambiato, cambierà sempre di più. Quindi bene parlare di etica, di deontologia. Francesco ricorderà che in uno dei nostri eventi c'è il presidente dell'Ordine dei giornalisti Carlo Verna, quindi massima attenzione anche a quel mondo lì, però il giornalismo è un altro mestiere rispetto a quello di 10, 15, 20 anni fa, e non è soltanto un tesserino professionale che può fare la differenza, ma le competenze che acquisisci, il modo che hai di ragionare, la capacità di capire se c'è una notizia o non c'è, e tutte queste cose che secondo me sono importanti, unite agli strumenti e alle possibilità nuove che abbiamo appunto dall'avvento del digitale, delle tecnologie, dell'innovazione in generale. Assolutamente, poi ci sono eventi come appunto l'Internet Governance Forum che ci permettono di avere una visione ampia di tutte le possibilità a disposizione. C'è un'altra domanda che la pone Eros. Sono laureato in amministrazione pubblica e la mia tesi era basata sulla comunicazione istituzionale. La mia domanda è: oggigiorno siamo coperti sempre più da disinformazione e informazioni, quello che dicevamo un po' prima Francesco. Come possiamo distinguere quali notizie sono fondate in questo mare di informazioni disponibili e quali no? Allora, intanto mi fa piacere che si sia laureato sulla comunicazione istituzionale, e lo invito insomma a seguirci, perché ci sono tantissime esperienze interessanti che magari possono appunto interessare anche il suo percorso. Il tema della disinformazione, allora, eliminarlo totalmente non sarà mai possibile, perché la disinformazione, le fake news, le bufale, chiamatele come le volete, sono sempre esistite con meccanismi diversi. Oggi il mondo del digitale, dei social, ovviamente ha una potenza incredibile anche di amplificazione. Io credo che, soprattutto dal punto di vista della comunicazione pubblica, la cosa fondamentale è dare centralità alle fonti ufficiali e da parte delle fonti ufficiali, essere più bravi di chi fabbrica le fake news. Quindi avere professionisti dedicati, avere un'organizzazione al passo coi tempi, sapere utilizzare gli strumenti, avere le competenze di cui parlava prima Roberto, perché solo così possiamo vincere la battaglia. Perché alla fine questi strumenti hanno opportunità pari in negativo e in positivo. Noi dobbiamo far vincere la parte positiva, dare più forza alla parte positiva, e quindi avere professionisti dedicati e un'organizzazione, una nuova organizzazione del lavoro con strumenti diversi serve anche a questo, per capire, perché poi anche il mondo della disinformazione, so che siamo in chiusura quindi vado veloce, il mondo della disinformazione è fatto di chi le fabbrica ad arte, anche sapendo usare bene gli strumenti, e purtroppo anche chi le fabbrica, ovviamente, però anche una disinformazione non voluta, perché magari i cittadini ricevono, come dicevi tu,
un sacco di informazioni e magari le fanno girare perché inconsapevoli e non giustamente esperti di tutto. Le fonti ufficiali sono fondamentali per avere una bussola. Aggiungo, intanto salutiamo Roberto Zariello che ha dovuto uscire, magari riesce a ricollegarsi per salutarsi, ma ha dovuto staccare un attimo. Aggiungo semplicemente che a volte anche il giornalista stesso deve dare dignità al lavoro nel digitale, perché capita colleghi che si nascono come giornalisti in una carta stampata che poi quando si trovano a lavorare nel digitale lo danno quasi come una cosa superficiale da fare. Questo è sbagliato, almeno a mio avviso, perché comunque quando si fa il giornalista ci si occupa di comunicazione, cambia lo strumento, ci si deve adeguare allo strumento, ma la competenza, la formazione devono essere di altissimo livello in ogni caso. Ecco, c'è Roberto, non so se intanto vuole salutare, ma siamo in chiusura, salutiamo anche noi e ringraziamo. Sì, ringrazio chi ci ha dato questa possibilità oggi, sicuramente un evento di alto spessore, al di là diciamo di questa mezz'ora insieme si evince dal programma, e ringrazio ovviamente questo spazio voluto da Appia Social, e ci sarà sicuramente occasione di continuare a parlare del Digital Lab, e ovviamente ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito numerosi. Alla prossima occasione parleremo e continueremo a parlare del Digital Lab. Buona giornata a tutti. Grazie mille Roberto, grazie anche a Francesco Di Costanzo, grazie all'Internet Governance Forum, grazie alle newcomer e agli organizzatori per questa possibilità. Grazie a tutti, grazie a IGF e appunto alla Camera di Commercio di Cosenza che ci ha ospitato. Grazie, buon proseguimento e buon lavoro. Buon proseguimento.